Se guardo la webcam, il video finisce. Bella ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno del negozio oggetti, nella sezione supporto un creatore, inserite il codice Fortu, poi accettate, da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto. Grazie a tutti quelli che lo faranno. Ok ragazzi, ci stiamo dirigendo verso Lazy Lake per tentare la sfida. Se guardi webcam il video finisce. So che può sembrare una challenge un po' stupida, però ragazzi vi assicuro che non è così facile come sembra. Comunque, vediamo un attimo, perché per esempio già quando splendo mi viene spontaneo, cioè, guardare i webcam, capite? Cioè, ormai è abitudine. Guarda, guarda, lo sapevo, aiuto, lo sapevo, cioè, lo sapevo. Io mi nascondo qui. Mi lascio fightare. Faccio le mie cose. Vabbè, questa partita inizia in una maniera molto particolare, ragazzi. Va bene, per esempio, già ora mi stavo per girare per guardare il webcam. Cavolo, dobbiamo stare attenti. 45 di vita, ok, dobbiamo fare un altro. Va bene, ok, ragazzi. Non so, vediamo come va questa partita. È molto particolare, interessante, devo dire. È iniziata benino, non benissimo, perché comunque sono stato circondato da nemici quando non avevo la possibilità di fightarli. Comunque ci è andata piuttosto bene poi nell'esecuzione delle kill, ecco. Quindi va bene, mi sono flashato veramente una spada laser. Vabbè dai ragazzi, buono, pensavo che le allucinazioni da Fortnite venissero prima. Cioè mi è andata piuttosto bene, devo dire la verità. Ci sta. Cavolo, sì, finalmente. Per arrivare a sto tipo ho fatto veramente l'odissea. Mamma mia, fra, che noia che sei stato, mi credi? Sono pure spaventato perché pensavo fosse forte, invece si è fatto saltare addosso come se niente fosse.
Ok ragazzi, noi siamo ancora in safe. Non so se è una cosa buona, perché volevo fare un po' di kill, in tutta sincerità. Stare ancora in safe vuol dire che i nemici li vedrò tra un po'. Più che altro voglio cercare, sì, qualche spot ci sta, eh. Va bene questa distanza? No. Va bene questa distanza? No. Va bene questa distanza? Sì. Flapper, che stai? Cos'altro? Più utile? Dai. Vabbè, lascio l'arpione, raga, non fa niente. Meglio flopper, dai. Il problema è che non c'ho materiali. Sto messo veramente male. Allora, facciamo così. Piano. Prendo un po' di materiali e poi andiamo a fare qualche kill. Perché così come sto ora non credo che io possa allontanarmi più di tanto. Dato che se inizio un fight serio, questi materiali li finisco nel giro di qualche secondo, veramente. Attaccato alla tua, caro. Più o meno. Man. Calmo. Modifica. Ok. Ragazzi, Volevo stare a 6 kill, però non fa niente. Credo che per come stava andando ci è andata anche fin troppo bene. Fortunatamente i tizi hanno fightato tra di loro, si sono ricordati come si fighta. Di solito le persone si ricordano solo come si fighta contro di me, eh? Quindi va bene. I flopper è meglio tenerseli così nel caso ci curiamo velocemente. In questo caso a breve avrei avuto bisogno di flopper. Quindi ok. Comunque credo che io velocizzerò un po' durante il video per saltare magari qualche parte in cui dovrei tagliare. Non voglio tagliare perché altrimenti la gente dice: Fortu, tu imbrogli, tu guardi in webcam e non ce lo fai vedere. Quindi per insomma cercare di un po' sfoltire i commenti che dicono stupidaggini, cerco di farvi vedere tutto velocizzando. Poi i più pignoli possono mettere a velocità 0.25. Allora, ok, la gente deve venire da questa zona a destra. Quindi stiamo attenti, dato che ci potrebbe arrivare chiunque da qualunque momento. Siamo in 10, non siamo troppi. Non niente di particolare. Vabbè ragazzi, l'importante è che noi continuiamo a pigliarci roba, oggetti, poi intanto dobbiamo solo incontrare qualche nemico, poi non ci interessa nient'altro. Non vedo nessuno, vedo un po' di gente lì, però se la faccio cadere non so fino a che punto serva. Ho paura solo di farmi notare da altra gente e di non fargli manco danno a sto tipo. Ma veramente? Ma veramente l'ho eliminato? Ma come? Ma secondo quale logica sto tipo è? Ok, non farò domande, non posso neanche lootarlo, peccato. Ok, torniamo in safe, dai. Ah, la sta gente. Man, questo è un problema? La safe più vicina dov'è? Vabbè, certo, poteva mai non essere vicino a loro. Ok, vabbè, era ovvio, dalla direzione si vedeva, quindi non ha senso lamentarmi, panico. Siamo in 4, ragazzi. Sta un cecchino che sta a sparare quello sulla zipline.
Io potrei pure provare ad avvicinarmi, ma se quello mi ha visto è inutile. Sì, si stanno sparando a due poli opposti della mappa. Ma che miseria, raga. Io vi voglio bene, però cavolo, rendetemi le cose semplici. Oh, madonna, ero bloccato. Vabbè, vado in safe, ciao fra. Eliminato con una trappola, siamo in tre. Non so che voglio fare, vi spiego subito, perché se mi vado a mettere in mezzo, mi trovo in mezzo a entrambi i nemici e tanto ci finisco male io, e questo tanto è ovvio. Va bene, ok, devo fightarti, devo per forza fare il fight, volevo non evitarlo, però ok. Va bene, Boomer, va bene, facciamolo. Se devi rompere così le scatole, ok. Non potevo fare altro che aspettare che fightassero un po' per provare a trovare una finestra in cui fuggire. Era l'unico modo. Ho dovuto per forza aspettare un secondo di tregua da parte loro. Allora, facciamo una cosa. L'ha eliminato, raga. Però, sai, allora, faccio schifo, ok? Presupposto che faccio schifo. Quanto godo? Che cavolo trolli? Che mi sono impallato, non significa che sono scarso, quindi... Ok, te lo tieni, e noi ci becchiamo alla prossima.